preso un'acqua, una tartare, un carpaccio e un vino. 80 euro di vino? La tartare costa 20 euro, il carpaccio di pesce anche questo 20 euro. E poi questi assici che comunque sono, penso almeno siano due. Chiarito il giallo, non di aragoste si trattava, ma di piumi ed economici astici, quelli che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha mangiato in questo ristorante, a godersi crostacei con lui, ospiti appartenenti alla comunità di Sant'Egidio, che però smentiscono, conto 150 euro a spese dei contribuenti. Accanto a Sapore di Mare c'è il signor Panino. Se Marino fosse venuto qui, quanto avrebbe speso per mangiare? Tranquillamente può spendere dai 3 euro, 4, 5, 6 euro. Guarda, il nostro best, il panino, è il nostro nome, si chiama signor Panino. L'anduia, soppressata, pecorino crotonese e melanzane sott'olio. Il gesto del sindaco, che ha reso pubblici scontrini e spese cosiddette di rappresentanza, non fa però che inguaiarlo, di nuovo, perché se c'è una cosa chiara che emerge è che Marino frequenta spesso nei giorni festivi ristoranti costosi. Questo è il ristorante Archimede, si trova nel pieno centro di Roma, accanto al Senato, e fatalità, a poche centinaia di metri da casa di Marino. I piatti preferiti del sindaco, ci hanno detto, sono gli scampi, 100 grammi 12 euro, e anche qui l'astice, 12 euro. Questo è praticamente il suo ristorante preferito. Vuol dire che cuciniamo bene. Abita nelle vicinanze, siamo noi, il ristorante preferito suo. Posti non proprio alla portata di tutti, come quello che sembra il più frequentato da Marino, l'antico girarrosto toscano. Lì c'è via Veneto e, dettaglio non trascurabile, qua vicino abita la mamma di Marino. Perché non si può parlare qui del sindaco? Io non vedo, non sento, non parlo. Non vedo, non sento, non parlo. Arriviamo poi al top del top dei ristoranti romani. Questo è il Manfredi, lusso a 5 stelle con annesso panorama sul Colosseo e sui fori imperiali. Marino ci ha portato il magnate usbeco Usmanov e altre 19 persone per un totale di 3.540 euro. Non ho il tempo di farvi appresso. Devo essere. Soltanto una domanda, velocissima. Che questo conto è abbastanza salato, detto tra noi. Non posso. Con chi è venuto, che hanno preso? Non posso. Dopo gli esposti delle opposizioni, la procura ha aperto un fascicolo, un atto dovuto. E se tra tanti spendaccioni il sindaco Marino non sembra il più sfacciato, certo è l'unico in grado di trasformare una nobile operazione trasparenza nell'ennesimo boomerang. E in una battuta che è già un successo in rete. Il sindaco di Roma non paga alla romana.